pronti per il rientro a scuola? Vi hanno spiegato tutto? Mascherine, distanziamento? Spiegato tutto e niente, siamo un po' ansiosi, però speriamo bene. Le mascherine andranno tenute e nel momento in cui ci diranno che potremo tenerle sotto al mento, le metteremo lì. Per quanto riguarda i trasporti? I trasporti, per ora, io e le mie compagne veniamo in macchina quest'anno per la sicurezza del Covid. A Pistoia il rientro in aula nelle scuole superiori cittadine è stato relativamente tranquillo. L'Istituto Tecnico Commerciale Filippo Pacini, che conta il maggior numero di iscritti, circa 1.400, e che quest'anno ha dovuto allestire anche 4 aule all'interno del vicino seminario vescovile per poter garantire il distanziamento, ha arruolato anche alcuni neodiplomati per smistare gli studenti, soprattutto quelli del primo anno, negli 8 ingressi diversi allestiti proprio per non causare assembramenti. Infatti noi, per l'appunto, che siamo ex studenti, abbiamo fatto la maturità lo scorso giugno, siamo stati incaricati dalle professoresse di sovrintendere al lavoro di smistamento delle varie classi all'interno delle diverse aule. Infatti, per l'appunto, per evitare i grossi assembramenti sono state predisposte diverse entrate. Ora siamo dislocati su vari ingressi per non far fare assembramento comunque alle classi nuove che non sanno dove andare. 8 d'ingressi, 2 sul corso e le altre di là da via della Costituzione. Sono stati smistati per sezione e sono stati anche istituiti dei percorsi colorati in modo che i ragazzi possano seguirli. Comunque stamani siamo coadiuvati anche da nostri ex studenti dell'anno scorso che ci danno una mano per accompagnare i ragazzi nelle aule. Più caotico l'ingresso in aula nelle scuole medie della città, dove si è creato qualche piccolo assembramento, ma è andata peggio in montagna, in particolare a Cutigliano, dove il primo giorno di scuola alla locale primaria De Gasperi è stato caratterizzato dallo sciopero per dire no alle pluriclassi, una formata dai bambini di prima, terza e quinta e l'altra da seconda e quarta. Una situazione inaccettabile, scrive in una nota l'assessore regionale Federica Fratoni, candidata alle regionali per il PD, che dice: ai genitori che con coraggio protestano va tutta la mia solidarietà e vicinanza. Sarà mia cura interessare subito Cristina Grieco, assessore regionale all'istruzione, ed Ernesto Pellecchia, direttore dell'ufficio scolastico regionale.